La rassegna stampa è offerta da... Sabato 21 maggio 2016, buongiorno amici di Lecce News 24 e ben ritrovati con la nostra rassegna stampa. Sono tante le notizie che troviamo sulle principali prime pagine dei quotidiani di oggi, andiamo quindi a leggerle insieme. Iniziamo con la prima pagina del Messaggero, il mistero della strage Egyptair, dubbi degli investigatori per l'assenza di rivendicazioni, ma resta l'ipotesi terrorismo, i punti oscuri, le virate e il mancato SOS, fumo a bordo prima di sparire, trovati i primi rottami. Al centro la camera ardente a Montecitorio per il leader radicale Pannella, l'ultimo maggio, migliaia in coda, l'ultima lettera al Papa, ti voglio bene. Di spalla, rientro dei capitali permanente, va 2 miliardi l'anno, il governo al lavoro, la misura entro luglio, le risorse aggiuntive per tagliare le tasse. Pagine regionali con la Gazzetta del Mezzogiorno che apre con la politica, referendum, parte Renzi, Pannella, Papa Francesco, la sua ultima lettera, ti voglio bene, allarme povertà, senza redditi, più di 2 milioni di famiglie in Italia. Il fattaccio, massacra a martellate, lo stupratore del figlio, Brindisi, shock, arrestati, padre, la sua vittima, il ragazzino, 12 anni, adescato su Facebook. E poi al centro questa fotonotizia, botta d'inverno sulla Puglia, gravi danni all'agricoltura, in fumo la produzione di ciliegie, capitolo trasporti, Trenitalia è disponibile a prendersi le sud-est. L'inserto della Gazzetta di Lecce, opere pubbliche, la procura chiede all'anticorruzione il dossier sulla 275, già aperto un fascicolo sulle discariche abusive trovate lungo il tracciato. Al centro ancora Freccia Rossa, così non basta, i problemi della mobilità salentina sono altri e più gravi, a partire dai servizi interni, gli imprenditori concordano nel ritenere insufficiente il collegamento ad alta velocità previsto solo nel fine settimana. Per la cronaca, morì la paziente 2 anni ad una ginecologia. Ecologa da Gallipoli, un arresto nella casa Luci Rosse. L'edizione di Lecce del Nuovo Quotidiano di Puglia, dossier Cantone chiesto dai PM, il governo, la statale 275 si farà, bufera sulle polizze false di 2 imprese concorrenti, del Basso De Caro l'ANAS vada avanti. Ancora Freccia Rossa, da Lecce subito esaurito, le prenotazioni smentiscono Trenitalia, domeniche già sold out fino ad agosto. Il caso in basso, i medici, orari da stress in ospedale e sui turni di riposo arrivano 83 ricorsi. Andiamo a leggere adesso le pagine interne del quotidiano. Santa Croce, impalcature giù e il barocco ritorna libero. Arriva la RAI, smontaggio più rapido, un'estate senza gabbie. Cominciate ieri le operazioni dopo 5 anni di lavori, a settembre si riparte con un altro cantiere per recupero e consolidamento. Doppia pagina dedicata al cantiere della discordia statale 275, carte ANAC sul tavolo del PM, l'inchiesta si allarga, la procura acquisirà il dossier di Cantone dal ministero, il governo l'opera si farà, ora ANAS decide in fretta. La città e l'ambiente differenziata, sacchi al posto dei bidoncini, i dubbi della movida, titolari dei pub favorevoli ma anche perplessi, rischia di essere peggiorativo per l'estetica. Pagina dedicata alla cronaca, operazione fatale, condanna a 2 anni per una ginecologa, la vittima morì 9 mesi dopo un'isteroscopia, il medico dovrà risarcire marito e figlio. L'allarme, rapina in centro con un coltello, trovato l'aggressore, individuato l'iracheno che domenica scorsa seminò il panico tra Porta Rudi e la stazione, la vittima fu ferita al labbro, poco dopo una donna rapinata. Infine la pagina sportiva, Lecce verso il 4-3-3 per tenere a bada la banda De Zerbi, il modulo già nel match di febbraio, Braglia ha giocato così, la novità con l'assenza di Angelo, spazio al primo minuto a Dumbia, intanto la prevendita già raggiunta quota 13.000, si chiude oggi, c'è tempo fino alle 19. La nostra rassegna si chiude qui, grazie per averci seguito, vi ricordo più tardi l'appuntamento con le nostre breaking news, buona giornata. La rassegna stampa è stata offerta da...